Ciao a tutti, bentornati. È arrivato finalmente aprile e di conseguenza da programmazione consueta, questo che è il primo video del mese di aprile dovrebbe essere il video del comodino. Ma questo mese cambio un po' le carte in tavola e non sarà questo il primo video del mese, quindi non sarà il comodino. Il primo video del mese, ma questo sarà il video sui K-drama che guarderemo io, la mia amica Sabrina e un gatto che passa per strada, probabilmente, ma che in realtà qualcuno mi ha richiesto. Quindi io ho cercato di mettere insieme tutte le idee che avevo su come strutturare questo video e adesso partiamo. Il motivo per cui ho deciso di farlo uscire come primo video di aprile, anziché il video del comodino, è perché in questo modo io vorrei festeggiare un po' l'inizio del mio ingresso in questo tunnel meraviglioso, in questo vortice meraviglioso in cui sono da ormai 2 anni abbondanti e dal momento che era più o meno inizio primavera 2021, quando io così ho iniziato tutto quello che sarebbe poi stato il nuovo corso della mia vita, lo so che suona esagerato, però davvero, davvero la scoperta di questi prodotti di intrattenimento coreani un po' ha cambiato le mie giornate, anche il modo di affrontare poi le piccole incombenze quotidiane, perché il merito più grande che devo a questi prodotti di intrattenimento è proprio il fatto che mi fanno vivere con leggerezza anche le cose più pesanti che tutti noi purtroppo abbiamo quotidianamente nelle nostre vite, che sia, non so, una visita specialistica piuttosto che la spesa, piuttosto che un battibecco, piuttosto che, non so, seguire i ragazzi nei compiti. Nella mia vita, l'intrattenimento coreano riesce sempre a risollevarmi dalle giornate più dure. E di conseguenza io gli devo veramente molto e quindi il mio ringraziamento nei confronti dell'intrattenimento coreano è questo. È questo che io spero sia il primo video di una serie in cui vi parlo appunto di questi prodotti. Anche perché, come vi dicevo, ci sono state persone che sotto ad altri video in cui mi capitava di parlare appunto del fatto che avessi visto una serie invece che un'altra, mi venisse chiesto ma da quale drama tu consigli di partire? Ecco, questo video vuole essere una risposta anche a quelle domande. Allora, io direi di partire raccontandovi come è iniziata questa passione. In realtà io mi ci sono avvicinata per gradi, perché già secondo me era il 2016 o il 2017, quindi parecchio tempo fa, anche perché i drama spopolano e sono abbastanza conosciuti da un gruppo, certo, un gruppo ristretto di persone che però si va allargando ogni giorno di più da diversi anni e io probabilmente sono l'ultima che è arrivata al party, come un po' succede molto spesso. Quindi io intorno al 2016-2017 ne avevo cominciato a sentir parlare in modo un pochino più approfondito, mi sembra che fosse Prismatic, Federica Frey. Perché in quel periodo stava andando in onda uno dei K-drama più famosi di tutti i tempi, ovvero Goblin. Lei ne aveva parlato diverse volte, mi aveva incuriosito, io ero andata a documentarmi, ma mai in modo poi veramente approfondito, forse perché, come dico sempre, come anche succede per i libri, ogni cosa deve avere un suo momento. Evidentemente quello non era il mio momento,
cominciare a fruire di questi prodotti. Senza contare che avevo sentito parlare di un attore che a me non piace particolarmente, quindi io ero andata a vedere chi fosse quell'attore, non attore in Goblin, ma in altri prodotti molto, molto conosciuti, quindi questo mi aveva un pochino frenato. Poi c'è stato un lento avvicinamento a tutto ciò che è coreano, grazie anche alla musica. Io sono sempre stata un amante del pop in generale e dentro la mia testa ho sempre pensato che prima o poi al K-pop ci sarei arrivata, quindi ho sempre letto con grande curiosità ogni articolo che mi capitava su questo fenomeno. Ricordiamo tutti Psy con Gangnam Style nel 2012, che ancora mia figlia ascolta. Quindi il lento avvicinarsi alla Corea È durato veramente, veramente anni. Poi ovviamente ci sono state due cose nel 2020 che mi hanno fatto avvicinare e interessare ancora di più. Uno tra tutti è la vittoria agli Oscar come miglior film di Parasite, un film meraviglioso che io ogni volta che riesco li guardo, e poi Pechino Express, che si era svolto proprio tra Cina e Corea con finale a Finaluna a Seoul, e lì io mi ero innamorata dell'hanbok, che è il vestito tradizionale coreano, e dei paesaggi del mood che veniva fuori da quelle puntate di Pechino Express, che purtroppo, siccome in quel periodo andava in onda sulla Rai e non su Sky come succede adesso, non sono più disponibili, e quindi io non riesco più a vedere le puntate dedicate alla Corea, in cui Miccio e la sua compagna Carolina correvano per le strade di Seoul, e le vorrei veramente tanto rivedere. E dopo quello Sono arrivati i drama dopo qualche mese. Allora, se noi parliamo di drama coreani puri, bisogna fare dei distinguo. Innanzitutto dovete sapere che ce ne sono di tutti i generi, come i romanzi, anche i drama coreani e anche come le serie TV in generale, spaziano tra i generi più diversi. Però se noi ci riferiamo ai che i drama veri e propri, io perché i drama faccio subito riferimento a prodotti di generi particolari, che sono romantici, oppure fantasy, storici, oppure tutte e tre le cose insieme. Solitamente, infatti, questi prodotti nacquero diverso tempo fa, tantissimi anni fa, proprio come prodotto che la casalinga media fruiva nel corso della giornata, in particolare poi ovviamente verso l'ora di cena, insomma, quello che per noi è il nostro prime time. E il K-drama, proprio che dir si voglia, proprio tipico, deve avere dai 12, ma ancora di più dai 16 ai 20 episodi, della durata di durata importante, perché le puntate durano dall'ora all'ora 10, l'ora 20, fino ad arrivare all'ora e mezzo, quindi delle narrazioni che sono molto 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 lunghe. Quindi per me, quando si parla di K-drama, è questa a cui io faccio riferimento, anche se poi nell'ultimo periodo, se da un lato qualche anno fa era molto difficile fruire i drama con facilità e bisognava rivolgersi a siti che si occupavano di questi prodotti, che erano considerati di nicchia ancora in quel periodo. Con l'avvento degli streaming a pagamento, e soprattutto negli ultimi anni grazie a Netflix, che ha capito comunque forse per primo il potenziale di questi prodotti, la fruizione di questi prodotti di intrattenimento è diventata di più largo consumo, tant'è vero che io il primo K-drama che ho visto, scegliendolo a caso, ma ci arriveremo poi a parlare di questa cosa, scegliendolo a caso
è stato proprio su Netflix. Su Netflix è ancora la piattaforma su cui noi possiamo trovare la maggior parte dei titoli, anche se negli ultimi tempi qualche altro prodotto si trova anche in altre piattaforme, però lì ne trovate tantissimi disponibili. E su Netflix però c'è da fare un distinguo, perché ma anche su altre piattaforme come può essere ad esempio Disney Plus, c'è da fare un distinguo perché accanto al drama vero e proprio ci sono altri prodotti che non rientrano quasi mai nei generi che vi ho elencato, romantico, fantasy e storico, e quindi sono soprattutto drama, non so, action, oppure un po' di genere un pochino diverso, magari horror, un pochino disturbanti, ecco, perché io li reputo così e li metto sotto una categoria completamente diversa. Secondo me quelli non sono veri e propri K-drama, ma sono serie coreane che cercano di avvicinarsi maggiormente al gusto che può essere il gusto degli occidentali, e quindi si avvicinano maggiormente alle serie americane, e di conseguenza anche i loro episodi sono più brevi, i classici 40-50 minuti delle serie americane, e il numero di episodi è sensibilmente minore, si va dai 4 ai 6 ai 10 episodi. Ecco, secondo me bisogna fare proprio una distinzione, e io quando vi parlo, ve l'ho già detto, quando vi parlo di drama coreani, in particolare i drama coreani di cui vi parlerò in questo video e tutte le caratteristiche che vorrei elencarvi, fanno riferimento non alle serie brevi che voi trovate su Netflix con un numero di episodi ristretto, ma alle serie lunghe che vi dicevo prima, quelle prettamente romantiche, quelle in cui non succede praticamente niente, no, succedono delle cose, non è vero, quelle in cui due o più persone si avvicinano e c'è una storia che praticamente è una storia romantica. Quelli sono per me i veri K-drama, e sono anche quelli che io amo maggiormente. Guardo un po' tutto, però i drama romantici, ancora meglio se c'è una punta di fantasy, sono i miei preferiti. Gli ammiratori, gli estimatori dei drama sanno benissimo che c'è una lunga lista di caratteristiche, i cosiddetti drama cliché, che noi possiamo ritrovare in molti di questi prodotti, sempre facendo riferimento ai prodotti romantici, fantasy e storici. Ed è proprio di queste caratteristiche che adesso vi vorrei parlare, che sono un po' quello che piace a noi estimatori dei drama, perché ci sono certe situazioni che si ripetono, sono tipiche, riconoscibili, ma che fanno del drama quello che poi è l'essenza stessa del drama. E nonostante queste essendo cliché, sono situazioni riconoscibili che si ripetono da un drama all'altro, l'ammiratore dei K-drama, il fan dei drama, li aspetta proprio con gusto, e appena li riconosce scatta veramente l'entusiasmo. Io ho cercato di raccoglierne, di scriverne alcuni, che sono quelli che sicuramente ce ne saranno altri, un po' le cose che a me piace sempre ritrovare in questi drama. Ovvero, allora, la prima cosa che ho notato è che ci si affeziona tantissimo ai luoghi, non so, la stanza da letto della protagonista o l'appartamento del protagonista. Io non so. Io mi sono data la spiegazione nel fatto che dal momento che sono narrazioni così tanto lunghe, si rimane per tanto tempo in quegli ambienti, e dal momento che io mi affeziono a qualsiasi cosa, cioè anche ad una penna quando la amo, quando
insomma la uso, poi mi affeziona quella penna e mi dispiace quando finisce. Allo stesso modo, ritrovarmi sempre negli stessi luoghi diventa quasi un po' come essere parte io stessa di quella narrazione e quindi essere un po' parte di quel mondo lì, insomma. I luoghi dei K-drama sono sempre molto cosy, senza contare che bisogna fare un applauso a coloro che si occupano degli ambientazioni. Adesso non mi viene la parola del tecnico che deve ricostruire questi set, perché sono sempre particolarmente curati con dei particolari che lo rendono proprio cosi, mi viene solamente questo aggettivo. Non mi, insomma, io spero di essermi fatta capire. Io ci sto bene, è come se mi ritrovassi sul mio divano di casa o nella stanza di casa mia ogni volta che entro in uno di questi appartamenti, questi spazi che così contengono queste storie. Troverete molto spesso poi delle cadute rocambolesche, molto, molto, molto spesso della protagonista, con lui, con il cute figo di torno che riesce sempre a prenderla. E le protagoniste coreane cadono sempre in modi veramente improbabili, tanto che io molto spesso, a me questa cosa fa particolarmente ridere, e dico sempre alle amiche che vorrei imparare a cadere come fanno loro, e cadute che vanno contro la forza di gravità, perché vabbè, se cado io mi spacco una gamba, vado all'ospedale e nessuno mi viene a prendere. Se cadono loro, ovviamente c'è il cute di turno che arriva lì e mi tira su. Ho qualche esempio di cute che mi potrebbe tirare su, magari ve lo faccio apparire qui. Poi sappiate che nei K-drama molto spesso piove. E anche in quel caso la protagonista non ha un ombrello, ma se piove, e piove sempre a catinelle, sembra che proprio si siano aperte le cataratte del cielo, è finito il problema della siccità, c'è sempre un cute che arriva con il suo ombrello, che deve essere giallo o rosso, sono i colori predominanti, arriva con il suo ombrellino, senza contare il momento del cerotto, se qualcuno si fa male, la sbucciatina con il cerottino che viene provvidenzialmente messo sopra dalla lei o da lui di turno, non manca mai, e sono sempre momenti così corosi. I ruoli in queste narrazioni sono sempre ben definite. Voi capirete fin dall'inizio chi è la protagonista o il protagonista, ma molto spesso è la protagonista, chi è il main lead, ovvero colui che alla fine trionferà in tutta questa storia, e chi è il second lead, ovvero l'attore protagonista in seconda battuta. Sto usando della terminologia veramente cheap, ma voi mi capirete, chi è il villain e così dicendo. Questo non vuol dire assolutamente che questi personaggi siano piatti, è semplicemente sono dei ruoli fissi che loro ricoprono, ma molto spesso dietro questi protagonisti, in un K-drama fatto bene, scritto bene e recitato ancora meglio, nonostante i ruoli siano abbastanza fissati, poi c'è un certo movimento e soprattutto c'è un lavoro psicologico dietro, tale per cui molto spesso voi vi fermerete a pensare perché un determinato protagonista ha agito in un certo modo piuttosto che in un altro. E questo secondo me è qualcosa che alle nostre serie manca moltissimo. Dal momento che c'è un spesso, non sempre, è ovvio che io sto generalizzando in questa mia lista. Dal momento che voi trovate un protagonista, un main lead, quindi un second lead, una protagonista,
Molto spesso, fin dall'inizio, voi sapete già che cosa poi andrete a vedere o come andrà a finire la storia. Quindi no, non è questo quello che voi dovete gustarvi per farvi piacere un K-drama, ma dovete concentrarvi su tutto quello che succede per arrivare alla fine che poi voi sapete già. E state attenti perché nel caso in cui ci sia il triangolo amoroso, e molto spesso accade che ci sia, potreste soffrire molto fortemente, come è successo a me, la prima volta che ho guardato un dramma, della cosiddetta SLS, ovvero Second Lead Syndrome, di cui io ho sofferto e probabilmente non ne sono mai guarita, tant'è vero che il mio attore preferito coreano, l'ho conosciuto proprio in questo ruolo da second lead, che manco sapevo cosa fosse un second lead, e sono stata affetta pesantemente da second lead syndrome, ovvero comincerete a fare il tifo per quello che è un second lead, sapendo consapevolmente che rimarrete molto, non dico delusi, ma affranti, soffrirete moltissimo quando poi al second lead che voi amate tantissimo non succederà quello che voi sperate che succeda. La second lead syndrome è terribile. La mia amica Sabrina la rifugge come se fosse peggio, peggio della peste. Quando vede che potrebbe esserci un dramma in cui c'è una second lead syndrome, lei dice sempre che quel dramma non lo vuole vedere. Molto spesso i protagonisti sono affetti da traumi infantili, ovvero gli è successo qualcosa nella loro infanzia, per cui il loro vissuto presente è molto problematico. Oppure può succedere che coloro che sono destinati ad innamorarsi si siano già conosciuti da bambini, spesso non se lo ricordano, questo non si sa per quale motivo, perché molto spesso sono affetti da amnesia, che seleziona quale ricordo ricordare piuttosto che un altro. Il bello ovviamente è poi andare a scoprire che cosa è successo tra di loro, come mai non se lo ricordano. C'è sempre qualche legame che alla fin fine riesce a legare questi due protagonisti che sembrano appunto attratti l'uno dall'altro inspiegabilmente, e poi la spiegazione del perché siano così attratti l'uno dall'altro molto spesso va cercato in una sorta di quello che vi dicevo prima, nel trauma infantile o nel fatto che loro, a causa di questo trauma infantile, si siano già conosciuti. Avrei una lunga lista di K-drama in cui succede questo, ovviamente non ve la dirò per non fare degli spoiler. Poi sappiate che non vedrete scene di sesso spinto, o almeno nei drama che ho visto io. Nei drammi classici questo non succede quasi mai, e se anche dovesse succedere, perché negli ultimi anni comunque si è visto qualcosina di più, quando vedete qualcosina di più fatevi sempre delle domande. Io molto spesso rimango esterrefatta dall'audacia di certe scene. Che poi magari sono due che si baciano contro un muro, quindi niente di che, perché non, questo non succede quasi mai, e mi viene sempre da chiedere: ma è legale? Molto spesso lo chiedo, mando un messaggio a qualche amica che so che ha visto il dramma in questione e faccio questa domanda. La questione è, innanzitutto, il fatto che in Corea la pornografia sia fuori legge, di conseguenza certe scene non sono proprio ammissibili, sono passibili di censura. E poi dobbiamo ricordare anche il modo in cui loro vedono i rapporti amorosi, la loro riservatezza, quindi dobbiamo sempre inserire quello che noi vediamo in un contesto sociale di tradizioni molto diverso da quello che è il nostro, e di conseguenza non stupitevi se
appunto non vedrete scene di sesso esplicito come succede nei nostri stavo dicendo sceneggiati perché sono anziana, quindi dico sceneggiati nelle nostre serie televisive, ma al massimo vedrete dei baci a stampo perché le cose secondo me negli ultimi tempi si sono un attimino evolute, però comunque ancora vedete dei baci a stampo tra i protagonisti dopo mille mila puntate. E ore che voi avete passato a guardare questi drama, baci a stampo in cui uno dei due rimane fermo come un pesce lesso con gli occhi sbarrati, come se non avesse mai baciato nessuno, nonostante magari abbia 30 anni suonati. E anche questo è il bello. E se la telecamera fa intuire, cioè se si intuisce qualcosa, la telecamera poi staccherà sempre, immancabilmente, non facendovi vedere assolutamente niente. Un'altra cosa bellissima è la commistione di generi, che ve ne ho parlato molto spesso ed è quello che è un altro elemento che a me piace moltissimo, perché vedrete, non so, il romance. Che, non è, che è sì, magari strappalacrime commovente, ma nel momento in cui meno ve lo aspettereste, c'è una scena comica, surreale, demenziale. Oppure il fantasy che si lega allo storico, ovvero personaggi del presente che non si sa per quale ragione vengono catapultati in un'epoca lontana, quindi viaggi nel tempo. C'è tutta questa commistione ed è sempre una cosa che a me piace moltissimo perché ovviamente ci sono dei momenti che io non mi aspetto e non mi aspetto da occidentale che guarda questi prodotti. Adesso mi sono abituata, quindi non rimango più così stupita, ma almeno inizialmente rimanevo con un palmo di naso perché non mi aspettavo assolutamente che magari in quella scena ci fosse l'arrivo di un personaggio che mi faceva ridere tantissimo perché magari era una scena in cui stavo piangendo. Quindi la commistione tra il riso compulsivo e dopo 5 minuti il pianto a dirotto, un'altra caratteristica molto particolare di questi K-drama. Poi vedrete molte scene in automobili e c'è sempre l'immancabile inversione a U. Quando sono per strada, che magari cambio strada e devo fare una manovra per tornare indietro, penso sempre all'inversione a U dei K-drama. Sì, questi che guidano ad un certo punto fanno questa mega inversione a U. E che non sarebbe molto, insomma, il codice della strada, secondo me, come dico qua, non sarebbe molto contenta di questa cosa. Molto spesso l'unione tra i vari personaggi, io ve li sto dicendo un po' così, saltando di palo in frasca, come mi sono venuti in mente. Molto spesso, come vi ho detto, troverete due protagonisti maschili. Tra i due protagonisti maschili, molto spesso scatta quello che è definito il bromance, ovvero sì, c'è la storia d'amore tra lui e lei di turno, ma c'è un forte legame da fratelli, insomma, insomma, c'è questo legame tra i due protagonisti maschili e le scene tra i due protagonisti maschili sono sempre molto, molto esilaranti. Mi viene in mente il Goblin e il Grim Reaper. I loro intermezzi, di bromance sono spettacolari. È una delle cose che io amo di più di questo dramma. E vi innamorerete dei momenti di bromance perché il legame tra i due personaggi maschili, quando insomma sono molto legati, tra di loro, è qualcosa che rende un dramma incredibile e bellissimo. Come anche vedrete molte scene imbarazzanti, perché magari allora non vi faranno vedere le scene di sesso, ma vi parleranno, magari i protagonisti sono a tavola. Mi ricordo ancora un dramma che secondo me era While You Were Sleeping, che non ho mai finito perché non mi stava piacendo particolarmente. Questi personaggi a tavola a colazione, che parlavano di problemi ad andare in bagno, puzzette,
insomma, diarrea varia, cioè scene che uno, insomma, quindi hanno molti problemi con tutto quello che riguarda la sessualità, ma d'altra parte non ne hanno a parlare di queste cose. E parlando appunto di colazione e varie, vedrete tantissime scene in cui si mangia. Il cibo è sempre protagonista. Molto spesso i protagonisti vanno al ristorante, vedrete quello che mangiano ed è da lì che poi vi verrà la voglia di conoscere queste specialità coreane. Come vedrete tantissimo bere, bevono tantissimo, bevono questo soju che è un alcolico molto forte, secondo me io dopo un dito di soju conoscendomi sarei stecchita e contravverrei ad ogni regola dell'educazione coreana dal momento che si beve insieme, tutti insieme così appassionatamente, insomma questi bevono tantissimo, si ubriacano allo stesso modo tantissimo e quando sono ubriacati confesseranno qualcosa che altrimenti non avrebbero mai detto, e immancabilmente il giorno dopo, quando si saranno ripresi dalla sbronza, non si ricorderanno più la confessione che hanno fatto. E quindi l'altro protagonista farà finta di niente. La protagonista femminile molto spesso è bella. Immancabilmente sono sempre bellissime, veramente, di buoni sentimenti, ma con qualche problemuccio, magari che può essere appunto come vi dicevo il trauma infantile, problemi familiari, una sorella che non le parla, insomma ci sono varie problematiche. Allo stesso modo può capitare molto spesso che il protagonista maschile sia abbastanza rude, maleducato, apparentemente rude, maleducate sulle sue, anche se poi nel corso della narrazione si trasforma e diventa un personaggio assolutamente cavalleresco, buono, insomma, una sorta di principe azzurro, ovviamente cliché, perché io vorrei incontrarlo, un protagonista di questo tipo, secondo me non esiste purtroppo. Molto spesso poi c'è anche la contrapposizione tra, può essere che ci sia la contrapposizione tra, lui ricco, lei povera, oppure il contrario, lei ricca, lui povero. Succede. E anche molto spesso c'è un villain che in molti casi è, a differenza di quello che vi dicevo prima, di questi personaggi molto stratificati, profondi, molto spesso il villain può risultare un po' piatto. Può essere ad esempio un rivale amoroso, oppure il capo, oppure una madre iperprotettiva. È sempre un po' un tallone d'Achille il villain, perché se non è fatto bene, in questo caso risulta un po' piatto, e un po' senza personalità, sì. Però il villain molto spesso c'è, che mette i bastoni fra le ruote ai due protagonisti, come se fosse insomma un Don Rodrigo coreano. Troverete, per quanto riguarda le effusioni, molti abbracci da dietro, lui che arriva e abbraccia lei da dietro, oppure momenti bellissimi, perché molto spesso troverete anche dei personaggi anziani che sono sempre, veramente voi li amerete follemente, perché la nonnina o il nonnino di turno sono un altro elemento che io amo moltissimo di questi prodotti. Il nonnino o la nonnina di turno verrà preso sulle spalle e portato in giro da uno dei protagonisti in uno dei cosiddetti piggyback rides che troverete molto spesso nei drama, sono sempre momenti molto dolci. Soprattutto poi se fare il piggyback rides è uno di quegli attori che voi amate tantissimo, mi viene in mente sempre lo stesso, che non sto qui a ricordarvi chi sia perché non voglio essere troppo pesante, però sì, c'è una scena bellissima in un tam cha 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 in cui lui si porta sulle spalle la nonnina, che bello. Poi ci saranno incidenti stradali, amnesie e scene in ospedale. In momenti in ospedale succedono
accadono molto spesso, veramente, e sono fonte anche di bromance, momenti dolci, e ritorniamo alla questione del cerottino che vi raccontavo poco fa, e così via. E poi c'è il travestimento, come ad esempio in Coffee Prince, la ragazza si travestirà da ragazzo, retaggio fin dai tempi di Shakespeare, e non si capisce, non si capisce perché gli altri siano tutti così rincoglioniti da non riconoscere che questa non è un ragazzo ma è una ragazza. Anche questo è dramma. Delle battute, delle conversazioni sui bisogni fisiologici, vi ho già detto, troverete molto spesso scene in autobus, che è un'altra di quelle cose che mi ha fatto innamorare di K-drama, ancora meglio se le scene in autobus si svolgono mentre è in corso la fioritura dei ciliegi, quindi a primavera, al risveglio dei sentimenti dell'amore, e tac, loro, i protagonisti, si ritrovano in autobus. E poi piangono. Piangono tutti, piangono tantissimo, anche gli uomini non si vergognano di far vedere i loro sentimenti, e piangete anche voi mentre piangono loro, perché sì, se il K-drama è fatto molto bene e vi prende particolarmente, vi fate fuori tantissimi fazzoletti di carta, e alla fine andrete a letto mettendovi sugli occhi dei vasetti di yogurt tirati fuori dal frigo per l'occasione. True story, mi è successo. Va bene. Il lieto fine. Molto spesso troverete un lieto fine diverso da come lo intendiamo noi. Vi dicevo all'inizio che quello che succede voi lo sapete già. Quindi è bello vedere tutte le caselline che vanno al loro posto per far sì che poi questi due personaggi alla fine stiano insieme. Non è sempre detto questo, perché talvolta il finale di certi drama è molto frustrante, perché noi ci aspetteremmo che le cose vadano in un certo modo, in realtà questo non succede, perché è ovvio che anche in questo caso c'è di mezzo il sentire diverso degli occidentali rispetto agli orientali, ed è un'altra cosa che lì per lì, ovvero ovviamente è frustrante, ma se ci pensate, il fatto di non sapere mai come potrebbe finire un dramma o un altro, mette un po' di sale a una narrazione che magari per alcuni è piatta e scontata, ecco. Invece molto spesso, insomma, non si sa esattamente come andrà a finire. Talvolta invece si sa già, e ve l'ho detto, e poi la grande importanza, e questa è l'ultima cosa che mi sono scritta come caratteristiche di drama, la grande importanza della colonna sonora. A me fa venire in mente la cura che veniva messa un po' negli anni 80 nelle sigle dei cartoni animati, perché tutti noi ci ricordiamo certe sigle, che sia Giorgi, che sia Lady Oscar, che sia Candy. Ecco, io ho ritrovato nei drama la stessa cura nella colonna sonora. Il tema principale o le due o tre canzoni principali voi le sentirete sempre ripetute all'interno del drama, tanto che diventeranno parte delle vostre giornate. Le andrete a cercare su Spotify e ve le metterete in una playlist e le ascolterete a ripetizione, sognando quello che è successo nel drama, quindi rimanendo nell'atmosfera del drama ascoltando la canzone. Ed è una cosa che io adoro, e quando sono entrata in questo mondo è stata un'altra delle cose che mi ha proprio colpito tantissimo e mi ha fatto innamorare di questi prodotti. Allora, veniamo invece adesso ai consigli. Allora, per parlare di piattaforme dove voi potete vedere drama, diciamo che stavolta non ve ne parlerò in modo esaustivo, esauriente, perché magari vediamo come va questo video, e magari in un eventuale secondo video vi parlerò anche di dove poter vedere drama, poterne fruire maggiormente. È ovvio che le fonti principali sono Netflix, Disney Plus, che nell'ultimo anno si è un po' svegliato da questo punto di vista, Viki,
E poi ci sono tantissimi forum in cui voi potete usufruire, vedere i drama. Per non stare qua a farvi una lista infinita, io ne ho selezionati due o tre per ogni piattaforma. E poi eventualmente ne ho selezionati due o tre che sono anche quelli che amo di più, giusto per farvi capire cosa potreste vedere. Poi, in eventuali prossimi video, mi direte voi, vi darò altri consigli, anche perché grazie a questo video io mi sono fatta la lista di tutti i drama che ho visto finora e ne ho visto circa una cinquantina più o meno, che sono veramente tantissimi. Non tutti mi sono piaciuti, non tutti sono allo stesso livello, ovvio, come per tutte le cose, di conseguenza per il momento ce ne sono tanti, tanti bellissimi che vorrei consigliarvi, ma che non sono rientrati in questa breve lista molto ristretta, e quindi assolutamente dovrò andare avanti a parlarvene, più non posso, parlando praticamente da sola, come forse succederà, non lo so. Bene, allora, se parliamo di Netflix, come vi dicevo, negli ultimi 2 anni, secondo me, se prima la scelta era abbastanza risicata, adesso c'è una grandissima scelta. Netflix sta puntando molto su questi prodotti perché, secondo me, ha visto che attirano il pubblico e di conseguenza. Sta puntando molto. Come vi dicevo, ci sono due diversi modi di considerare il drama: quelli più brevi, che hanno un sapore più occidentale, si avvicinano di più a quelli che sono la nostra serialità tipica, quella che noi vediamo solitamente, e poi ci sono i K-drama veri e propri, che molto spesso sono in licenza Netflix e quindi non rimangono sulla piattaforma per sempre, sono a tempo. Quelli che mi sento di consigliarvi su questa piattaforma sono tre. Sono consigli probabilmente che chi segue i drama già conosce, cioè sono scontatissimi questi consigli, ma dal momento che magari mi è stato chiesto da dove cominciare, io vi nomino questi perché magari voi ancora non li conoscete, quindi scusatemi se i consigli per alcuni saranno scontati, magari potrebbero non esserlo per persone che non seguono quotidianamente i drama come me e di conseguenza non ne sanno niente. Quindi, se vi devo consigliare tre titoli su Netflix, vi consiglio Crash Landing on You, Hometown Cha-Cha-Cha e A Business Proposal. Crash Landing on You è celeberrimo, direi, conosciutissimo, tant'è vero che c'è anche il doppiaggio in italiano, e quindi voi per me è una cosa che io non li posso sentire i coreani che parlano in italiano, però capisco che per molti magari lo scoglio sia dover leggere i sottotitoli. Quindi sappiate che di Crash Landing on You c'è anche il doppiaggio in italiano, quindi non potete fruirvelo senza dover star lì a leggere e diventare scemi, anche se io nell'ultimo periodo mi sono talmente abituata ai sottotitoli che ormai li cerco anche nelle serie italiane. Vabbè. Crash Landing on You è questa storia d'amore tra una donna del sud e un uomo del nord, perché secondo me la tematica che rende il dramma così bello è proprio questo sentimento e volontà di riunirsi delle due Coree e il fatto di poter vedere come, in modo credo molto realistico, come si vive in Corea del Nord. La storia è quella di una ricca ereditiera che a causa di un incidente che lei fa con il parapendio finisce in una zona che è appunto oltre il confine, quindi lei si trova in territorio nordcoreano, viene salvata da questo aiutante soldato che è Yeon Bin. Se io faccio parapendio mi sfracello e mi fanno il funerale. Lei arriva in Corea del Nord e poi incontra Yeon Bin. Va bene. Benissimo, quindi ovviamente la storia è l'amore tra loro due, le difficoltà che poi avrà lei nel tornare a casa,
ma c'è molto, molto, molto di più. Allora, si ama questo dramma, certo, per la storia d'amore, anche se i cliché si sprecano e anche se ci sono delle cose molto esagerate. Già il fatto che lei arrivi lì in parapendio è poco plausibile. Ci sono altre scene di lui che va sulla moto che sembra un po' Tom Cruise in Top Gun, che sono un po' too much. Ma questo, quello che rende il dramma bello, bello, bello è proprio questa tematica di fondo del vedere come si vive in Corea del Nord, questo senso di fratellanza e unione, quasi questa richiesta richiesta che le due Coree un giorno si tornino ad unificare e i rapporti che lei costruisce con le persone che incontra nel nord. È qualcosa, il gruppo di soldati che hanno che fanno capo a Yunbin, sono una famiglia di fatto, quando lei è una persona che non ha molti affetti e non ha mai saputo, tra le altre cose, come dare affetto alle persone. Invece, in questa situazione così estrema, lei scoprirà di avere una famiglia che non è propriamente la sua famiglia, non sono i suoi parenti, ma è la famiglia che praticamente lei si è scelta. Ecco, il rapporto tra lei e questi personaggi è veramente tanto commovente. È un dramma veramente bellissimo. Come è bellissimo anche Hometown Cha-Cha-Cha, io credo di averne parlato tanto perché l'ho aspettato tantissimo ed è un dramma che fa bene al cuore. Racconta la storia di questa dentista che viene licenziata dal posto in cui lavora, che si trova in città a Seoul, e per tutta una serie di ragioni finisce ad aprire uno studio dentistico in una piccolissima comunità in riva al mare, in questo piccolissimo paesino che si chiama Gongjin, che per me per molte settimane ha costituito insomma una sorta di paradiso, perché c'è proprio questa contrapposizione tra la vita che si vive nella metropoli e la vita che si vive a Gongjin, che è una vita fatta di piccole cose. Certo, inizialmente magari lei che viene dalla città è infastidita dall'invadenza dei vicini di casa, delle persone che vivono lì. Scoprirà anche in questo caso che nel luogo in cui il luogo che sembra più povero, tra virgolette, meno ricco di incontri ed opportunità, è però il luogo del cuore dove ci sono poi gli affetti. E ovviamente incontrerà un tuttofare che ha un legame problematico con la città, che si è rifugiato lì perché Gongjin è diventata per lui una sorta di porto sicuro e loro due cominceranno, insomma, si conosceranno all'inizio. Non si capiranno tanto, poi un po' di più scalda veramente il cuore, un tam cia cia cia. È qualcosa di meraviglioso. Io poi l'ho visto on air, ovvero mentre lo stavano dando in Corea, seguendo tutte le varie vicende dell'attore protagonista, e quindi viverlo settimana dopo settimana aspettando la puntata è stata veramente tantissima roba. Io lo ricordo ancora con un immenso affetto, quel dramma. Loro due sono meravigliosi, sono fantastici insieme e io credo che prima o poi lo guarderò. Per un sacco di tempo non ho voluto rivederlo, perché sapevo che Kim Sun-ho era un attimo in pausa, quindi sapere che poi non avrei avuto nient'altro da vedere dopo mi devastava. Adesso posso rivederlo perché Kim Sun-ho, come vi dicevo, insomma, sta tornando, è tornato, che bello, che meraviglia. L'ultimo che vi dico, che vi consiglio, è uscito l'anno scorso, più o meno in questo periodo, e mi ha fatto fare delle risate incredibili, è meraviglioso, è A Business Proposal, che è famosissimo. Lui, pazzesco, lui il Sacha Nim, come l'ho chiamato perché lei lo chiama in questo modo,
chiamandolo con il suo ruolo, è meraviglioso. Che risate con una business proposal, meraviglioso veramente. Anche questo me lo sono vista aspettando le puntate settimana dopo settimana che uscivano su Netflix. Mi ricordo che la puntata usciva di lunedì e io ogni lunedì sera zompavo sul divano per vedermi la nuova puntata. Che meraviglia, però sono 12 puntate e in questo caso sono troppo poche. È un classico romance da ufficio. In pratica, l'amministratore delegato, sì, mi sembra il proprietario di una grande azienda alimentare, molto giovane, aitante e bellissimo, torna in Corea dopo essere stato, mi sembra, negli Stati Uniti per un lungo periodo di tempo, prende le redini dell'azienda di famiglia perché il nonno comincia ad essere un pochino anziano e il nonno però vuole che lui si sposi. Di conseguenza comincia ad organizzargli dei blind date e ad uno di questi blind date lui conosce lei senza sapere, perché lei si spaccia per un'altra. C'è sotto tutta una trama intricatissima che non vi sto a raccontare perché sennò facciamo notte. Conosce lei che si spaccia per un'altra, non sapendo poi che lei lavora per lui, e quindi tutto il drama è legato a questo fatto che lei non vuole farsi riconoscere, perché poi lei si veste completamente diversa quando loro due si incontrano rispetto a quando lui la vede al lavoro. I siparietti comici di lei che non vuole farsi riconoscere da lui sono esilaranti. Mi ricordo ancora la ciabattata in fronte a lui, scagliata da lei, no? Ma che meraviglia, ma che risate, veramente stupendo. Questi sono le tre proposte, i tre consigli molto poco originali che io vi do su Netflix. Passiamo a Viki. Allora, Viki Rakuten è una piattaforma che fino a qualche anno fa era a pagamento, gestita dai fan. Adesso si paga un piccolo abbonamento annuale o mensile per vedere alcuni drama che sono principalmente gli ultimi che escono. Sappiate comunque che se volete vedere Viki senza fare l'abbonamento potete, perché ci sono tutta una serie di drama che non sono a pagamento e quindi potete usufruire di Viki anche in questo modo. I drama di cui invece vi parlo sono purtroppo diventati a pagamento. Tra l'altro, questa cosa di Viki a pagamento è iniziata proprio nel momento in cui io entravo in questo mondo, e alcune cose ho dovuto aspettare per vederle perché non erano più disponibili. Il primo drama che vi nomino è famosissimo, quindi ne avrete sentito sicuramente parlare, perché è impossibile non aver sentito parlare di questo drama, perché è Goblin ed è il drama per eccellenza. Per me è la quintessenza di tutto ciò che c'è di bello nei drama. È il mio drama preferito, perché probabilmente non ce ne sarà mai, purtroppo, un altro talmente tanto bello, fatto bene, pensato, recitato magnificamente, con un cast pazzesco. È già troppo tempo che io non rivedo Goblin. Me lo sono già vista due volte, piangendo tutte le mie lacrime, perché io esco da Goblin veramente disfatta. Allora, la bellezza di Goblin, io non so veramente farvi capire perché questo dramma è così tanto bello, così tanto straziante. Secondo me uno dei punti di forza di Goblin è la commissione di generi, perché lì ci sono veramente tutti i generi che voi potete immaginare. Si passa dallo storico, dal racconto appunto di un perché tutto quello che vi viene raccontato poggia le basi su un fatto che è avvenuto nel passato.
È un dramma fantasy perché al centro della storia ci sono il Goblin, appunto, e il Grim Reaper, il cupo mietitore, e la ricerca del Goblin di trovare la sua sposa, quella che in pratica lo potrà liberare dalla maledizione che da centinaia di anni lo lega al destino degli uomini e lo fa rimanere sulla terra come un essere immortale che quindi vede sempre svanire le persone che ha accanto senza mai riuscire a tenerle con sé. E poi c'è una storia che è iperromantica tra il Goblin e quella che è la sposa del Goblin, ma anche tra il Grim Reaper una giovane proprietaria di un ristorante. Quindi i protagonisti in questo caso sono quattro. Non è presente la Second Lead Syndrome assolutamente, ma troverete un fantastico bromance oltre a due coppie che vi entreranno nel cuore e ve lo faranno in tanti piccoli pezzettini quel cuore. Per me è veramente, io non riesco nemmeno a parlarvene bene perché i sentimenti che poi muove sono molteplici e io rimango, mi devasta questo dramma. Ogni volta che l'ho visto mi devasta perché poi i temi che tratta sono molto profondi. Al di là dell'amore, dell'identità, del rapporto con gli altri, della solitudine che tutti noi proviamo che il Goblin incarna, ma anche il Grim Reaper incarna. La memoria, che cosa la memoria, ma anche le nostre azioni. Quello che noi, le nostre azioni, quello che noi facciamo, hanno delle conseguenze e tutta la storia che viene raccontata è l'esempio di questo, di quello che magari noi facciamo superficialmente, senza nemmeno pensare alla conseguenza che avrà e vedere che cosa poi succede, quali sono le conseguenze delle nostre azioni. Il Goblin è veramente tantissima, tantissima roba, è un consiglio molto superficiale, ma non lo è assolutamente superficiale il dramma in sé, perché c'è qualcosa di veramente incredibile, meraviglioso. Voi recuperatevelo in qualche modo, io lo dico sempre a qualsiasi persona io conosca, recuperatevi Goblin, al di là del fatto che vi piacciono meno i drama, siate interessati o meno ai drama, perché secondo me questo è un prodotto che va visto almeno una volta nella vita per sapere di che cosa si parla quando si parla di drama coreani. Io poi sono una persona molto curiosa e quindi cerco di guardare, conoscere un pochino tutto, appunto perché sono così io, ed erano anni che avrei voluto vedere questo drama. E non sono assolutamente rimasta delusa quando l'ho fatto. Dramma completamente diverso in cui non piangerete, io una lacrimuccia comunque sono riuscita comunque a farla scendere, ma riderete moltissimo. True Beauty, pienissimo di cliché, in questo caso è uno scolastico. La protagonista è una ragazza che è sempre stata definita dai suoi familiari brutta. Brutta, poco piacevole da guardare, poco piacente e anche bullizzata da alcune compagne di scuola, fino a che lei decide di cambiare scuola perché è stanca di questa situazione, arriva in una nuova scuola, ma prima di arrivare nella nuova scuola lei impara tutti i segreti delle beauty guru, del trucco, di conseguenza da brutto anatroccolo si trasforma in ragazza bellissima, meravigliosa. L'attrice protagonista tra l'altro è di una bellezza secondo me incredibile e in questa nuova scuola ovviamente attirerà l'attenzione di tantissimi suoi compagni, in particolare di due ragazzi, e qui c'è una Second Lead Syndrome pazzesca, oltre che una sindrome in generale, perché il trio di protagonisti, il triangolo di protagonisti è talmente tanto
meraviglioso che non si riesce a fare il, non si sa per chi fare il tifo, se per il main lead, se per il second lead, ed è stupendo. Questo mi fa venire in mente che io True Beauty è troppo tempo che l'ho visto. Dovrei rivederlo. Niente, risate, si riflette un po' sugli standard di bellezza coreani che forse sono troppo esagerati, e per me è molto, molto bello. Proprio quando vi dicevo, ci sono drammi che vi fanno staccare la testa e voi no, non pensate più a tutti quelli che sono stati i problemi della vostra giornata, ma anzi riuscite ad affrontarli, secondo me, con una forza diversa dopo aver visto questi prodotti. Ecco, True Beauty è l'esempio perfetto di questo tipo di dramma che può farvi bene. E poi, altro consiglio scontatissimo, ma di un dramma fantastico, What's Wrong with Secretary Kim, che è un po' il padre di A Business Proposal, nel senso che anche qui siamo al drama, al romance da ufficio, per cui c'è questo capo, che è Park Seo Joon, che ha una segretaria personale che lui apprezza moltissimo, che gli fa quasi da madre, perché lo segue in ogni, annullando la propria vita, perché la segretaria Kim praticamente si annulla per stare dietro a tutto ciò che comporta il suo lavoro, e lui non l'ha mai considerata da un punto di vista romantico, ma comincia a riflettere su di lei e su quanto lei sia carina e magari potrebbe essere di più che non la segretaria personale, quando lei un bel giorno decide di dare le dimissioni. Quindi lui capisce tutto quello che lei ha fatto per lui da un punto di vista lavorativo per tutti gli anni che lui l'ha seguita e che lei lo ha seguito, e per far sì che lei non dia le dimissioni, inizia tutto questo legame molto più forte tra di loro, e dico che è un po' il padre di A Business Proposal, perché in molte cose sono molto simili questi due drama, sia perché sono entrambi ambientati in un ufficio, in un'azienda, con l'amore che sboccia tra il capo e la segretaria barra ragazza che lavora in questa azienda. Tant'è vero che ci sono delle situazioni riconoscibili. A Business Proposal molto spesso fa dei riferimenti espliciti che sono degli omaggi a quello che è stato il suo predecessore. E anche ci sono camei di attori che hanno avuto un ruolo nella segretaria Kim, che poi ritornano con un cameo in A Business Proposal. A me questa cosa è piaciuta tantissimo proprio. Chiudo con l'ultimo consiglio, che è un drama che voi potete trovare su Disney Plus. Come vi dicevo, Disney Plus è una piattaforma che solamente nell'ultimo anno ha cominciato a guardare con maggiore attenzione, anche perché è un servizio streaming che c'è da pochi anni, mi sembra che siano tre, dal 2020. Di conseguenza, è solo nell'ultimo periodo che ha rivolto un'attenzione maggiore ai prodotti orientali. In un primo momento questi prodotti orientali andavano in onda solamente in Corea e noi dovevamo attendere mesi per vedere il drama in questione. Adesso, meno male, le cose si sono un attimino più sveltite. Su Disney Plus, secondo me, molti di questi prodotti arrivano già doppiati in italiano. Almeno mi ricordo Soundtrack Number One, che ho visto durante le vacanze di Natale, era doppiata in italiano, anche sì, o sì, non l'ho visto che i sottotitoli in lingua originale. Insomma, vabbè, su questo, allora, secondo me Disney Plus deve ancora un pochino lavorare sui suoi prodotti, perché non siamo ancora alle vette di prodotti che possiamo vedere su Viki o su Netflix, perché sono prodotti pensati proprio per la piattaforma e quindi con sceneggiatori, persone che lavorano a quei drama lì. Secondo me bisogna ancora un pochino lavorarci.
Io vi consiglio Snowdrop con Jung-hae-in, che è uno degli attori coreani più belli, cioè oggettivamente stupendo, e Jisoo delle Blackpink al suo primo ruolo da attrice. È, sappiate, un drama molto controverso in Corea del Sud ovviamente, che i coreani non hanno amato particolarmente, infatti non è andato benissimo in patria. Io vi direi che al di là di tutta la questione storica e politica che fa sì che i coreani non lo abbiano amato, io però ve lo consiglio per la storia d'amore che mette in scena, per l'ambientazione e per le dinamiche che si mettono in moto tra loro due, che sono bellissime anche se devastanti. La storia è quella di una ragazza che frequenta un collegio esclusivo, sono gli anni 80 e sullo sfondo ci sono le manifestazioni contro il governo coreano. Mi sembra che sia ambientato nell'88, di conseguenza in quel periodo la Corea del Sud era ancora una dittatura, quindi si vede che una delle compagne di collegio della protagonista partecipa a queste manifestazioni contro la dittatura e questa ragazza conosce un giorno che aveva un pomeriggio libero in un negozio di dischi, conosce un ragazzo. Il ragazzo purtroppo non è chi dice di essere, e nel corso, non vi voglio fare troppi spoiler, nel corso delle puntate, poi tutto il resto del drama si svolgerà all'interno del collegio, perché le ragazze verranno prese in ostaggio da un comando di soldati nordcoreani che vogliono ottenere qualcosa dal governo sudcoreano. Quindi c'è questa, anche qua si parla di Corea del Nord e Corea del Sud, e i due protagonisti sono una sorta di Romeo e Giulietta coreani. Io l'ho vista molto da questo punto di vista. La storia è straziante, la storia è straziante. È bellissima, ci sono certi momenti, il ballo al collegio, loro due che si incontrano, la chimica che hanno loro due come attori sul set ha fatto sì che molti fan sperassero che Jung-hae-in e Jisoo poi stessero insieme veramente nella vita. È veramente un dramma bellissimo, forse per certi versi un po' lento. Non è scevro da difetti. Il difetto più grande, secondo me, è la reiterazione di qualche meccanismo che fa sì che ci siano puntate un po' lunghe, magari qualche puntata in meno avrebbe reso il dramma un pochino più snello. Nonostante questo, io se vi devo consigliare un dramma su Disney Plus, vi consiglio assolutamente questo. Nell'ultimo periodo sono usciti dei drama anche su Prime, su Amazon Prime Video. Voi finalmente trovate dei drama. Ad esempio c'è Hotel del Luna, oppure WWW, Flower of Evil. Ve li sto dicendo così come me li ricordo. Poi cos'altro ancora? Non mi ricordo, c'è Island, ma non è un dramma vero e proprio perché ha poche puntate e non è romantico. Ecco, questi sono quelli che mi vengono in mente, così. Non ve ne consiglio nessuno perché ancora non ho visto nessun dramma su Prime Video, ma credo che prima o poi lo farò. E sono curiosa di vedere, perché da quello che ho capito anche Prime Video si sta mettendo molto in gioco da questo punto di vista, quindi sono curiosa di vedere quali sono i drama che poi arriveranno su questa piattaforma e come saranno per metterli poi a confronto con gli altri di cui vi ho parlato. Io direi di essere arrivata in fondo, di avervi
detto un po' tutto quello che avevo da dirvi sui drama. Spero, lo so che è ancora un argomento di nicchia, anche se negli ultimi anni, complice anche il successo, ad esempio, di una serie coreana come Squid Game, l'interesse verso questi prodotti asiatici è aumentato notevolmente grazie anche poi all'interessamento dei servizi streaming che sempre di più propongono queste cose ai loro spettatori occidentali. Quindi io spero che comunque voi apprezzate questo video, possiate interessarvi ai drama coreani, possiate iniziare se ancora non avete iniziato, magari non cadete dentro il tunnel come ho fatto io, ma rimanete un attimino sulla soglia guardando da lontano quello che succede senza farvi troppo prendere, però è quasi impossibile veramente. Io vi saluto, se avete piacere, se guardate drama e se avete qualche titolo da consigliarmi, lo sapete che potete lasciarmi un commento sotto e io sarò molto contenta di accettare il vostro consiglio e cominciare a guardare qualcosa che eventualmente è piaciuto anche a voi. Niente, detto questo, io vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo presto. Ciao!